che, benché siano evidenti, gli uomini che dovrebbero occuparsi di seguirli, che per così dire, come si legge nel Vangelo di Matteo, dovrebbero scrutare i segni dei cieli, ci sono dei segni dei tempi che sfuggono all'attenzione, che sembra che non si riesca a percepire. Essi si cristallizzano in eventi che annunciano, definiscono un'epoca, l'epoca che viene, eventi appunto che possono passare inosservati, che eventualmente sembrano non alterare nulla la realtà nel loro contesto, e che tuttavia valgono proprio innanzitutto come segni, segni dei tempi, semeia ton kairon, non tanto dei tempi cronologici, ma proprio dei tempi nella loro rilevanza storica. Uno di questi eventi ebbe luogo il 15 agosto del 1971, quando il governo americano, sotto la presidenza di Richard Nixon, dichiarò che la convertibilità del dollaro in oro era sospesa, era abolita. Benché questa dichiarazione di fatto segnasse la fine di un sistema che aveva vincolato a lungo il valore della moneta, come sapete, a una base aurea, la notizia, che giunse forse apposta nel pieno dell'estate, delle vacanze estive, suscitò meno discussioni di quanto ci si potesse aspettare. Eppure, a partire da quel momento, l'iscrizione che si legge tuttora su molte banconote, per esempio sulla sterlina, ma non sull'euro significativamente, e cioè che il governatore della Banca Centrale promette di pagare al portatore la somma di... Da quel momento perdeva ogni senso, perché da quel momento la frase significava che in cambio di quel biglietto la banca centrale avrebbe fornito a chi ne avesse fatto richiesta, chi fosse stato così stupido da farne richiesta, non una certa quantità di oro, che per il dollaro per esempio, come sapete, era un 35esimo di oncia, ma gli avrebbe semplicemente fornito un biglietto esattamente uguale. Se voi portate 100 euro alla banca, e la banca vi dà, vi prende e ve ne dà altri 100 uguali. Quindi il denaro, come si dire, si era svuotato di ogni valore che non fosse puramente autoreferenziale. E tanto più stupefacente mi sembra la facilità con cui il gesto del sovrano americano, che probabilmente equivaleva a annullare il teorico patrimonio aureo che chiunque avesse le dollari aveva, appunto fu accettato senza battere ciglio, per così dire. Come sapete, come è stato suggerito, no? L'esercizio della sovranità monetaria da parte di uno Stato consiste nella sua capacità di persuadere gli attori del mercato a impiegare i suoi debiti come moneta. Ecco, da quel momento quel debito aveva perduto ogni consistenza reale, non significava nulla, era diventato puramente cartaceo. Naturalmente, come sapete, queste sono cose ovvie, diciamo, la smaterializzazione della moneta era cominciata già da molti secoli, quando le esigenze del mercato avevano indotto ad affiancare alla moneta metallica, che era ancora necessariamente scarsa e ingombrante, no? Lettere di cambio, banconote, euros, goldsmith notes, eccetera. Tutte queste monete cartacee, sto dicendo delle utilità naturalmente, tutte queste monete cartacee sono in realtà soltanto titoli di credito, e vengono dette per questo monete fiduciarie. La moneta metallica, invece, che valeva teoricamente per il suo contenuto di metallo pregiato, peraltro, come sapete, spesso era insicuro, nel caso limite sono le monete d'argento coniate da Federico II, che appena usate lasciavano trasparire il rame che c'era sotto. Però le moneta metallica teoricamente invece valeva per il suo contenuto di metallo pregiato. Però gli economisti moderni, a partire almeno dal Novecento, dal XX secolo, hanno sempre, io prendo l'esempio di Schumpeter, ha sempre affermato che in ultima analisi tutto il denaro non è che un credito. Ecco, però dopo il 15 agosto del 1971 si deve aggiungere che il denaro è un credito e nient'altro,
però è un critico che si fonda soltanto su se stessa e che non corrisponde a nulla. Adesso ci volevo parlarvi di uno dei più interessanti frammenti postumi di Benjamin, che porta il titolo Il capitalismo come religione. Ha a che fare con questo che abbiamo detto. Secondo Benjamin, il capitalismo non rappresenta soltanto, come era stato già fatto notare, per esempio da Max Weber, come sapete, no? Una secolarizzazione della fede protestante. Max Weber aveva mostrato splendidamente come il calvinismo non sia, come il capitalismo non sia più una secolarizzazione della fede protestante. Invece, secondo Benjamin, no, c'è qualcosa di più. Secondo Benjamin, non si tratta della secolarizzazione di un fenomeno religioso, ma il capitalismo è esso stesso un fenomeno religioso. Cioè, il capitalismo è una religione. Una religione che si sviluppa, dice Benjamin, in modo parassitario a partire dal cristianesimo. Secondo Benjamin, il capitalismo come religione è definito da tre caratteri. Dovete prendere questa tesi di Benjamin non come una metafora, un discorso per capire qualche cosa. No, io credo che sia assolutamente da prendere la lettera, è assolutamente vero come tale. Allora, secondo Benjamin, questa religione, che poi è la religione della modernità, è definita da tre caratteri. Primo, dice Benjamin, è una religione assolutamente cultuale, cioè la più estrema e assoluta religione cultuale che sia mai esistita. Che significa cultuale? Significa che in essa tutto ha valore solo in riferimento al compimento di un culto, non rispetto per esempio a un dogma, a un sistema di credenze, non c'è nessun aspetto sistema di credenze, dogma, c'è solo il compimento di un culto, quindi religione cultuale. Come tutte le religioni hanno un aspetto culturale, però secondo Benjamin il capitalismo è essenzialmente culturale, non è come per esempio il cristianesimo che ha un sistema di dogmi, di fede e più il culto. No, lì c'è solo il culto. Secondo punto, dice Benjamin, questo culto è permanente, cioè è la celebrazione, cito, di un culto sans trêve e sans merci, cioè un culto che non conosce nessuna interruzione. Quindi non è possibile in questa religione distinguere tra giorni di festa e giorni lavorativi, ma deve essere ovvio, un'ovvietà, i giorni festivi fanno parte di un altro sistema culturale e produttivo all'interno dello stesso ordine, ma come sapete. E quindi non c'è, all'interno del capitalismo, di questo culto permanente, non c'è altro che un ininterrotto giorno culturale, cioè di lavoro, di festa che sia, non importa, perché anche la festa è presa nel lavoro, trasformata in attività economica, in turismo, eccetera. Allora, quindi una religione culturale, carattere permanente di questo culto. Terzo punto, dice Venere, che fa una grande differenza questo con le altre religioni, con quello che noi almeno siamo abituati a pensare delle altre religioni. Il culto capitalista non è diretto, come per esempio nel cristianesimo, nel liberismo, alla redenzione o all'espiazione di una colpa. Il culto capitalista è diretto alla colpa stessa. E colpa, forse sapete, in tedesco si dice una parola che è Schuld, che significa colpa ma anche debito. Ecco, quindi il culto capitalista non è diretto a espiare, a redimere una colpa, no, è diretto alla colpa come tale, al debito come tale. Vi leggo la frase di Benjamin, vi riassumo questo bellissimo frammento, ma se avete l'occasione di leggerlo ne vale la pena. Il capitalismo è forse l'unico caso di un culto non espiante, ma colpevolizzante, o indebitante, se volete, Schuld, tendenzialmente il doppio significato. Una mostruosa coscienza colpevole che non conosce redenzione si trasforma in culto, non per espiare in questo la sua colpa, ma per renderla universale e per catturare alla fine Dio stesso nella colpa.
Dio non è morto, ma è stato incorporato in questo destino dell'uomo, questo destino che la religione capitalista realizza. Quindi questo terzo punto, anche importante, non è diretto a espiare, a redimere, a salvare, non promette nulla al di là, è la colpa o il debito come tale, schuld come tale. Proprio perché non tende alla redenzione, ma tende con tutte le sue forze alla colpa debito, quindi non a una speranza, dice Benjamin, ma alla disperazione, il capitalismo come religione, secondo Benjamin, non può mirare soltanto a una trasformazione del mondo, mira alla sua distruzione. E sempre secondo Benjamin, il suo dominio nel nostro tempo è così totale, assoluto, e poi lascia spiragli, che anche i tre grandi profeti della modernità, cioè Nietzsche, Marx e Freud, curiosamente, secondo lo sopramento di Benjamin, anch'essi sono solidali in qualche modo di questa religione della disperazione, di questa religione assolutamente virtuale. Vi cito questi passi. Questo passaggio del pianeta uomo attraverso la casa della disperazione, nell'assoluta solitudine del suo percorso, è l'ethos che definisce Nietzsche. Quest'uomo è il superuomo, cioè il primo uomo che comincia consapevolmente a realizzare la religione capitalista. Curiosamente, bene, fino adesso non ha mai avuto tante simpatie per Nietzsche, ma comunque legge Nietzsche come il superuomo di Nietzsche, come proprio il paradigma dell'uomo preso nella religione capitalista che realizza fino in fondo, fino all'estremo della disperazione, il culto del capitalista. E però, secondo Benjamin, anche curiosamente la teoria freudiana appartiene a questo sacerdozio, a questo culto capitalista. Leggo molto rapidamente e l'assumo. Il rimosso, la rappresentazione peccaminosa, è il capitale su cui l'inferno dell'inconscio paga gli interessi. Quindi il meccanismo della psicanalisi freudiana, secondo cui c'è una repressione che passa nell'inconscio, no? Come qualcosa, appunto, come questa colpa su cui poi il capitale paga gli interessi. E perfino Marx, no, per finire, perfino Marx, il capitalismo secondo Benjamin, in Marx, con gli interessi semplici e composti che sono funzione della colpa, si trasforma immediatamente in socialismo. Il capitalismo si trasforma immediatamente in socialismo. E quando Benjamin scriveva queste cose, il frammento non è facile datarlo, ma probabilmente risale molto indietro, un testo anche abbastanza giovanile forse. E, insomma, aver colto così in quegli anni il nesso tra il socialismo e il capitalismo, che per noi oggi in parte è scontato, non è male. Ecco, in ogni caso, per concludere, secondo Benjamin, il nesso fra capitalismo, la religione capitalista, e il cristianesimo, ricordate che il cristianesimo è una religione autonoma in sé, ma che si sviluppa in modo parassitario a partire dal cristianesimo. E secondo Benjamin, questo nesso tra capitalismo e cristianesimo è così stretto che può scrivere, cito, la storia del cristianesimo coincide essenzialmente con quella del suo parassita, il capitalismo. Anche questo è una tesi molto molto interessante, insomma, il punto che svolge, in fondo qui non fa che spingere all'estremo Max Weber, no? Capitalismo e cristianesimo sono connessi. Adesso volevo provare a svolgere l'ipotesi, a prendere sul serio innanzitutto l'ipotesi di Benjamin e provare un po' a svolgerla. Quello che volevo fare oggi è provare a sviluppare questa ipotesi, a vedere di capirla in tutti i suoi aspetti. Innanzitutto, se il capitalismo è una religione, prendiamo comunque sul serio l'ipotesi che il capitalismo sia una religione, come definirla in termini di fede? Cioè, in cosa crede il capitalismo? Che cosa implica rispetto a questa fede alla decisione di Nixon? Ma intanto cominciamo a vedere che ha senso parlare di una fede. Qui vorrei partire da, secondo me, una
un episodio molto, molto interessante e significativo. David Flusser, che era professore di storia di scienza delle religioni a Gerusalemme, c'è anche una scienza con questo strano nome, scienza delle religioni, stava lavorando da tempo sulla parola pistis, che come forse sapete è il termine greco che Gesù, gli apostoli, sono tutti i testi del Nuovo Testamento, significa fede. Pistis è la parola greca per fede. E allora questo giorno stava lavorando, ci voleva cercare di capire ma che cos'è questa cosa che i cristiani chiamano pistis e che un altro nome troviamo anche nel giudaismo, che cos'è la fede? È stato appunto seduto in una piazza di Atene, stava lavorando, così a un certo punto alza gli occhi e poi stava alzando la pistis, e viene scritto a caratteri capitali trapeza tes pisteros, cioè questa parola pistis. Dice, ma che cos'è questa cosa? Si avvicina, guarda bene, è una banca. Trapeza tes pisteos significa in greco banca di credito. E qui Flusser ha un'illuminazione. Ecco, finalmente, ecco che cos'è la fede, che cos'è questa pistis. La pistis è semplicemente il credito di cui noi godiamo presso Dio e il credito di cui la parola di Dio, in quanto le crediamo, gode presso di noi. Per questo Paolo, in una famosa definizione, ci torneremo, può scrivere che la fede, la pistis, è sostanza di cose sperate. Essa è ciò che dà realtà e credito a ciò che non esiste ancora, ma in cui crediamo e abbiamo fiducia, in cui abbiamo messo in gioco il nostro credito e la nostra parola. Creditum, no, è ovvio, è soltanto il participio passato del verbo credere. E ciò in cui crediamo, nel senso che ci abbiamo messo la nostra fiducia, la nostra fede. Nel momento, per esempio, in cui stabiliamo una relazione fiduciaria con qualcuno, prendendolo sotto la nostra protezione, o per esempio prestandogli del denaro. Se prestiamo del denaro, stabiliamo una relazione di credito, di fiducia, di pistis con lui. Del resto, questa pistis paolina, no, evangelica, già gli studiosi avevano notato, c'è un bellissimo lavoro di questo grande linguista che è uscito sempre, perché senza di lui non si capisce la storia della nostra cultura, c'è un lavoro in cui lui ricostruisce questa nozione, la fede, che cos'è, la riporta secondo lui a una delle più antiche istituzioni indoeuropee, che è la fedeltà personale, cioè la fede come un rapporto fiduciario che si instaura tra qualcuno e un altro. Dare la fede a qualcuno significa mettersi sotto la sua protezione e il Signore d'ora in poi avrà la fides su di lui, no? Perché appunto un rapporto reciproco in cui ci si scambia la fiducia. Lui mi dà credito, io do credito alla sua protezione. Cito qui le parole di Benveniste: colui che detiene la fides messa in lui da un uomo tiene quest'uomo in suo potere. Nella sua forma primitiva, questa relazione implica una reciprocità. Mettere la propria fides in qualcuno procurava in cambio la sua garanzia e il suo aiuto. Era proprio un'istituzione fondamentale del mondo antico. Per esempio a Roma, una città stessa si poteva dare in fides, per esempio a Roma. Una città che stava per soccombere, a un certo punto proponeva, si dava dedizio in fides, si dava, metteva la sua fede a Roma, Roma risparmiava questa città e d'ora in poi la prendeva anzi sotto la sua protezione. Diventava la sua fede. C'è tutta una categoria dei cittadini dell'impero romano che sono i cittadini deditici, che sono solo loro che si sono dati in fede. Ecco, allora, se adesso questa intuizione di Flusser, che secondo me è molto bella, molto giusta, è vera, cioè se la pistis non è altro che questa fides, questo credito che ci si dà e ci si scambia, allora l'ipotesi di Benjamin, la stretta relazione tra capitalismo e cristianesimo, riesce a una conferma ulteriore. Il capitalismo è, anzi, in questa prospettiva, una religione interamente fondata sulla fede. È una religione in cui adepti vivono sola fide,
cioè soltanto la carne. E soltanto di questo. E come secondo me il capitalismo è una religione in cui il culto si è emancipato, ricordate, dal mio oggetto, la colpa da ogni peccato, quindi da ogni possibile redenzione, così dal punto di vista della fede, della pistis, il capitalismo non ha un oggetto concreto, crede soltanto nel puro fatto del credito, crede proprio nella fides come tale, nel puro credito. Cioè, siccome la forma pura del credito, abbiamo già visto, è il denaro, è una religione che crede solo nel denaro, cioè nella pura forma di credito, credito debito. E quindi è una religione il cui Dio è il denaro, il cui unico oggetto è il denaro. Che significa, cosa che penso che ormai tutti cominciamo a capire, significa che la banca, che non è altro che una macchina per fabbricare e gestire credito, no? Cos'è una banca? Una banca è una macchina per fabbricare e gestire credito. E questo significa che la banca nella nostra società, però credo che sia un'evidenza, sto dicendo qui delle banalità, la banca ha preso integralmente il posto della Chiesa e, governando il credito, cioè la pistis, manipola e gestisce la fede della nostra società, quella fede, quel che resta di fiducia scarsa, incerta, che il nostro tempo ha ancora in se stesso. Il prestigio della banca dal punto di vista dell'ipotesi della religione capitalista è questa: la banca è un tempio. Perché? Perché è quella che come sacerdoti amministra la pista, si crede. Ecco, che cosa ha significato per questa religione, torniamo a quello punto, la decisione di sospendere la convertibilità in oro? Credo semplicemente qualcosa come una chiarificazione del proprio contenuto teologico, del proprio contenuto di fede, forse paragonabile per esempio alla distruzione mosaica del vitello d'oro. Cioè, ci si è liberati da un'idea che ci potesse essere per questa fede un fondamento esterno. L'opera. Comunque, in ogni caso, un fondamento, un passo decisivo verso la purificazione, per così dire, la cristallizzazione della fede capitalista. Questa, nella forma del denaro e del credito, si emancipa ora da ogni referente esterno, cancella il suo nesso idolatrico con l'oro e si afferma come tale nella sua assolutezza. Il credito è un essere puramente immateriale, per così dire la più perfetta parodia immaginabile di quella pistis che secondo Paolo non è che la sostanza di cose sperate. Qual è la migliore definizione del credito? Che è la sostanza di cose sperate, che speriamo, ci aspettiamo. La fede, questa celebre definizione di Paolo che ho citato, è sostanza. La parola che Paolo usa è un termine tecnico dell'ontologia aristotelica. Usia, substanza. La fede è l'essere, la sostanza, ciò che dà essere alle cose che ancora non sono, sperate. Perché Paolo intende che colui che ha fede, che ha messo la sua pistis in Cristo, prende la parola di Cristo come se fosse una substanza, usia, un essere, come se ci fosse già. Come se. Ecco, però è proprio questo come se che la religione capitalista cancella. Il denaro, la nuova pistis, non è come un essere, è ora immediatamente in se stesso la sola sostanza. Il carattere distruttivo della religione capitalista, di cui bene mi parlava, appare qui in piena evidenza. Non c'è più una cosa sperata. Credito, la fede e la sostanza. Questa cosa sperata non c'è più, è stata annientata e deve esserlo perché il denaro è l'essenza stessa della cosa, la sua usia in senso ontologico. Naturalmente, dal punto di vista economico, in questo modo viene tolto di mezzo l'ultimo ostacolo alla creazione di un mercato della moneta, cioè la trasformazione integrale del denaro in merce che, come sapete, caratterizza la modernità.